Eccoci di nuovo qui a parlare di viaggi. In questa serie di incontri, che come vedete abbiamo di nuovo ripristinato anche la diretta Facebook, non si parla più solo di viaggi virtuali, ma di destinazioni che finalmente possiamo raggiungere. Infatti, a fine settembre sono stati aperti dei corridoi turistici per diverse destinazioni mare extraeuropee. Mauritius, di cui parleremo stasera, e Seychelles, Maldive, Aruba, Santo Domingo, Egitto e siamo qui in questo momento per raccontarvele. Stasera siamo in compagnia dei nostri amici del Quality Group, Filippo Gallo, che oramai è uno di famiglia, un Buonasera a tutti. fratello, no? Alla cittadinanza onoraria ad Alba. E Laura Schiappacasse, che invece è responsabile della programmazione Oceano Indiano per il Diamante, quindi di tutte queste Isolette, belle isole, tutte queste esatto. belle isole. Ciao a tutti, adesso Buonasera. ci racconteremo un po' di cose. Con loro parleremo di Mauritius, Seychelles, Réunion, che sono destinazioni paradisiache, con spiagge favolose e popolazioni estremamente ospitali. Per quello che riguarda noi, stiamo aggiornando e caricando sul nostro sito la programmazione dei nostri viaggi inverno e primavera. Ora che il mondo si riapre, abbiamo anche più scelta. Ne nominiamo qualcuno di inizio anno, come la crociera di Capodanno, il soggiorno alle Canarie a febbraio, il weekend con il trenino rosso del Bernina a Carnevale e l'Expo Dubai, fatto con gli amici del Quality, alla fine di febbraio, di cui vi parleremo nel prossimo evento che sarà proprio dedicato a Expo Dubai. Vi ricordiamo i nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, LinkedIn, il nostro sito, oltre al nostro indirizzo fisico dove vi aspettiamo di persona, oltre anche al telefono, mail e WhatsApp. Questo ciclo di presentazioni proseguirà, come già detto, con l'Expo di Dubai il 14 di ottobre, Israele il 28 di ottobre e l'Armenia, che è quell'Oriente cristiano che è ancora molto poco conosciuto. Potete poi trovare tutte le registrazioni delle precedenti presentazioni sul nostro canale YouTube, Folltour TV. Se qualcuno ha delle domande, può scriverle in chat sulla piattaforma Zoom, lo trovate nella nuvoletta in basso. Faremo il possibile per rispondervi. A questo punto è tutto pronto, no? Questa volta veramente possiamo pensare di fare le valigie e di partire. Che ne dici, Filippo? Ah, Partiamo? io ce l'ho già pronte, le ho spolverate, ho tolto la polvere e le ho tirate giù dal Passaporto mobile. l'hai trovato? Il passaporto l'ho trovato, ho controllato che fosse a posto, tutto quanto. Diciamo, non c'è neanche più da mettere la marca da bollo, perciò sai, Patrizia, oramai una volta che lo trovi sei a posto. Siamo a posto, l'abbiamo spangata, è quella lì. Quindi adesso diamo la parola a Laura per cominciare a conoscere queste splendide isole. Allora, diciamo che Laura è la responsabile di programmazione per tutto questo mondo che Patrizia vi ha detto. Intanto, buonasera a tutti. Ormai io non mi presento più, Patrizia, perché voglio dire veramente. Cioè, spero. Conosceranno tutti Sì, la proprio, prima volta che vado ad eh? Alba mi fermeranno, spero mi Per la fermeranno. strada, di chiedere gli No, ma autografi. adesso non fino a quel punto, però. Invece, Laura è la mia collega che Non si occupa di tutto esageriamo. questo mondo, perciò di tutto quello che è l'Oceano Indiano, e oggi ci racconterà delle cose molto molto carine su questo bellissimo mondo. Perciò a questo punto cosa dici, Patrizia? Ci allacciamo le cinture, mettiamo e partiamo. Finture di sicurezza allacciate, tutti Via. pronti. Via, Dai, andiamo. partiamo un po' verso quelli che noi chiamiamo proprio i nostri diamanti, no? Dell'Oceano Indiano, le perle dell'Oceano Indiano, che sono appunto le destinazioni che noi proponiamo. Qui è giusto un'immagine delle varie isole che potrete trovare nella nostra programmazione, quindi da Mauritius, Seychelles, Réunion, Zanzibar e poi anche il Madagascar quando piano piano riaprirà. E stasera ovviamente ci vogliamo concentrare proprio sulle regine dell'Oceano Indiano. Vi ho messo questa immagine giusto per farvi capire esattamente dove ci troviamo. Siamo ovviamente sotto l'equatore
al lungo il parallelo 20 a sud, quindi poco a nord del Tropico del Capricorno, e è un mondo di tante isole differenti. L'arcipelago di cui parliamo proprio adesso è l'arcipelago delle Mascarene, di cui l'isola regina è Mauritius. Mauritius negli anni ha avuto tanti nominativi diversi, la chiamano Isola del Sorriso, l'isola di Giada. A me piace chiamarla l'isola dolce perché c'è un motivo, perché diciamo la ricchezza di questa isola, che ricordo, anche se appartiene al continente africano, è uno dei paesi più ricchi al mondo, è dovuta alla canna da zucchero. Pensate che quando voi arrivate proprio all'aeroporto di Mauritius, una delle prime immagini che si ha è proprio le distese ancora di canne da zucchero che coprono ancora il 50% del territorio. Ecco, in questa immagine vedete proprio il biglietto da visita che offre Mauritius quando si arriva è il mare blu, l'oceano blu, la terra nera, perché Mauritius, come tutte queste isole, è di origine vulcanica, e questi pennacchi argentati che si muovono dolcemente al vento, alle brezze degli alisei, della canna da zucchero. E dico appunto che la canna da zucchero ha fatto la ricchezza dell'isola perché dalla fine del 1700 fino alla fine del 1800 si produceva tantissima canna da zucchero e la si esportava poi verso l'Europa, che ne era assolutamente sprovvista. Cosa è successo poi? Che verso 1838 è stata abolita la schiavitù, tutti quelli che coltivavano la canna da zucchero erano persone che provenivano dall'Africa, quindi creoli, e avvenuta la schiavitù, i mauriziani si sono trovati senza manodopera, quindi c'è stata una forte proprio emigrazione dall'India che ha portato tantissime persone proprio qua a lavorare nei campi, e da qui che si forma la cosiddetta proprio popolazione mauriziana, che è un miscuglio di persone differenti, di razze differenti, perché abbiamo appunto i creoli, abbiamo gli indo-mauriziani, ovviamente gli europei, ed è un popolo che è molto allegro, molto ben unito, diciamo, proprio proprio convivono pacificamente. È il popolo che poi ha proprio come biglietto da visita il sorriso e segue poi un po' tutte le religioni. Pensate che ci sono quasi 25 festività a Mauritius, e ogni volta che io vedo molto spesso che mi dicono: ah, domani abbiamo questa festa che è cattolica, domani abbiamo, giorno dopo abbiamo questa festa che invece è tamil, indiana, e quindi loro festeggiano proprio tutti insieme le varie Effettivamente ci sono festività. più feste, cos'è che a Mauricio ci sono veramente più giorni Esatto, lavorativi. esatto. Dall'ufficio mi scrivono: domani c'è la festa del Diwali, non ci siamo. E quasi ogni giorno hanno una festa. Ed è un motivo quindi di ritrovarsi assieme. Ed è bello, se vi potrà mai capitare un domani di andare lì, proprio di vivere qualcuna di queste feste che sono veramente particolari. Ma oltre al discorso della popolazione, delle festività, diciamo che Mauritius offre tantissime cose ed è adatta per tutte le tipologie di clienti. Gli unici clienti che io magari non manderei a Mauritius sono gli amanti della movida, perché vi dirò, alla sera, dopo aver cenato e mangiato magnificamente, perché si mangia molto bene, non si fanno grandi cose. Sì, nell'isola ci sono un paio di discoteche, però diciamo normalmente dopo una giornata di sole, di escursioni, si cena e si va a dormire. Quindi è un'isola adatta per viaggi di nozze, per famiglie con bambini, anche per single, ma un po' meno appunto per gli amanti della vita notturna. Ma senti, climaticamente parlando, c'è un periodo migliore, più adatto, più che altro, non migliore, più adatto per andare a Mauritius? Allora, Patrizia, diciamo che l'isola si può visitare tutto l'anno, non c'è un periodo sconsigliato. L'unica cosa, ricordiamoci, siamo sotto l'equatore, quindi hanno le stagioni esattamente opposte alle nostre. Quindi adesso noi andiamo verso l'inverno, ahimè, loro invece vanno verso l'estate. Quindi diciamo la loro estate va da novembre ad aprile, la stagione più calda, più umida e anche può essere un po' più piovosa. Glielo dico sempre, sono isole ricchissime di vegetazione, di fiori Ogni e di tanto dovrà alberi. ben piovere. Esattamente, quindi lo dico, un po' di pioggia ci può essere. Normalmente i mesi più piovosi sono dicembre e gennaio, però poi sapete, vedete anche da noi come cambiano le stagioni. D'inverno
Durante invece la nostra estate è il loro inverno, quindi un po' più freschino, freschino nel senso che non ci si mette il cappotto perché la temperatura è sempre comunque sui 23 gradi, però tendenzialmente se io proprio posso, devo dire magari luglio e metà agosto sono i mesi un po' più freddi, personalmente non ci andrei, soprattutto perché si proviene dall'Italia che magari abbiamo 35 esatto. gradi, uno dice vado ai tropici e invece là la sera una giacchettina sì, se la devi mettere. Gli italiani in quel momento sono predisposti ai 25-30 gradi. Esatto, e quindi se uno non lo sa si può trovare un po' spiazzato, però insomma con una giacchina alla sera poi di giorno si può assolutamente fruire delle spiagge. Tra l'altro, parlando proprio di spiagge, Mauritius ne ha tantissime, sono usufruibili tutti, pensate che su 330 chilometri di perimetro dell'isola, 300 sono balneabili. Ed è l'isola poi completamente circondata dalla barriera corallina, quindi si possono fare tutti gli sport legati al mare, quindi ovviamente snorkeling, immersioni, ci sono poi adesso lo stand up paddle, la novità, no? Da un paio di anni, appunto la tavola da surf in cui si sta in piedi e ci si muove con una specie di bastone, non so come si chiami esattamente. Con un remo, bravo, ecco, mi hai tolto la parola. E ovviamente tante sono anche le escursioni di mare che si possono fare, come ad esempio quella che qui vedete, Ilo Surf, è una delle diciamo proprio mete più amate per il mare, perché è un isolotto che fra l'altro accoglie anche uno dei campi da golf, forse il miglior campo da golf di Mauritius. A Mauritius ci sono ben 12 campi da golf, quindi è un'ottima meta anche per golfisti. E su questo isolotto, che poi appunto è una bellissima laguna circondata da mangrovie, si può stare tutta la giornata, ci si arriva in barca ovviamente. Qui le vedete con delle immagini con deserte, in realtà purtroppo c'è sempre tanta gente che ci va, perché è proprio una meta amatissima. Ecco, sì, devo dire che l'isola è veramente stupenda, e oltre al mare, che devo dire che come vedete da queste immagini è stupendo, e di sabbia bianca, spiagge ce ne sono tantissime, però non tutti sanno che ci sono tantissime altre cose da fare, vero, all'isola? Ci voglio dire, raccontaci un po' di qualche escursione o che cosa si può vedere, se non solo per andare a fare mare. Sì, sì, è un'isola che ha un interno ricchissimo, a parte che è un polmone verde, c'è una vegetazione molto ricca nell'interno, c'è un bellissimo parco nazionale, le vette non superano i 900 metri, ecco, però chi vuole far trekking può assolutamente far trekking. Può andare a vedere questo fenomeno così che vedete in questa immagine, che si chiama sono stranissime queste terre colorate. Le terre colorate, le Seven Colors. Che diciamo che Laura, qui possiamo andare a vedere le terre colorate senza faticare, come invece che in Perù, che devi fare un... facendo decisamente meno fatica. Esatto, qui ci semplicemente ci arrivi, ovviamente non c'è nulla di magico in queste terre, perché come dicevo l'isola è vulcanica, quindi questi colori sono dovuti agli ossidi minerali che sono contenuti nella terra, però è sicuramente una bella escursione. Poi da qui, da queste terre colorate, si può fare una bella passeggiata per vedere le cascate, quindi insomma questa zona che si trova nel centro-sud è molto bella da visitare. Fra l'altro vicinissimo alle terre colorate c'è la famosa Rumerie de Chamarel, parlavamo prima della canna da zucchero. Con la canna da zucchero non si fa solo lo zucchero, fate conto che come noi col maiale facciamo tutto, diciamo, anche loro della canna da zucchero non buttano via nulla, per cui anche quella corteccia poi la utilizzano per fertilizzante, ma si produce poi anche il rum, che è una cosa veramente buonissima e anche un bel ricordo da portare quando si torna in Italia, come insomma come sì. omaggio magari per gli amici. Viene apprezzato molto dal chi è rimasto a casa. Assolutamente. E poi si possono vedere anche delle case coloniche come questa Maison Eureka, che ha la particolarità di avere 100 tra finestre e porte, perché una volta nel 1800 non c'era l'aria condizionata, il caldo c'era anche al tempo, e quindi si rinfrescavano aprendo tante porte e finestre. Si può fare un'escursione per vedere anche la coltivazione del tè, perché anche il tè è un lascito del colonialismo inglese, è rimasto come abitudine, quindi si può proprio vedere tutto dalla coltivazione e ovviamente poi anche fare degustazioni. E infine io consiglio anche assolutamente una, magari anche una mezza giornata di visita nella capitale, che Port Louis, non l'ho detto, ma Mauritius ha circa 1.300.000 abitanti, la capitale è piccolina, non è particolarmente bella tranne qualche edificio coloniale, ma molto interessante per esempio fare una passeggiata nel mercatino. Quando si è sui mercati locali si vede sempre quello che quella terra offre, no? Quindi Mauritius ovviamente producono anche tante cose, oltre a pescare il pesce, e quindi è un modo per entrare un po' anche nella cucina. E devo dire che sai quel mix di popolazione che dicevi tu all'inizio, perciò l'India, gli indiani, tutti i creoli, discorrendo,
ha fatto sì che la cucina creola sia qualcosa di particolarissimo, un mix tra dolce, salato, speziato. Esatto. E vedendo questa immagine la domanda mi sorge spontanea, non ci voglio dire, oltretutto so che sull'isola fanno anche dei festival culinari molto, sì, molto importanti, sì, perciò raccontaci qualcosa anche su questa cosa qua. Sì, sì, assolutamente, la cucina ha proprio assorbito tutto questo mix di culture differenti, quindi possiamo trovare la cucina indiana, la cucina ovviamente europea, la cucina creola e tutto insieme. Diciamo che proprio gli chef mauriziani sono veramente molto abili, sono proprio abili a mischiare tutte queste tradizioni differenti e riproporle anche in maniera un po' differente. Ovviamente è una cucina che ama molto l'utilizzo delle spezie, anche perché si trovano spezie dappertutto, però chi non ama piccanti, come me, io per esempio lo dico, non amo assolutamente il piccante, può sempre anche negli hotel scegliere la versione un po' meno un po' più soft, un po' meno forte. Ed è molto bello anche perché in tanti alberghi, in tanti resort, si possono fare anche proprio lezioni di cucina, si possono vedere gli chef cucinare dal vivo, e vedete che per esempio anche me in versione culinaria, è la prima volta forse che ho cucinato, perché a casa cucina mio marito, devo dire, mi hanno messa alla prova facendo uno dei miei piatti preferiti, che sono i gamberetti con la salsa di noce di cocco. Sono tante le specialità. E poi ricordo anche una cosa, Mauritius già da anni si usa il famoso street food, quindi quando uno è in giro può assaggiare nelle varie bancarelle e i gâteau piment, che sono questi piccoli bocconcini un po' speziati, i dolpuri, ci sono tantissime cose proprio da assaggiare. Sicuramente una parte importante di un soggiorno a Mauritius è proprio l'aspetto culinario. E oltre agli alberghi normali, ci sono anche delle cose un po' particolari adesso, nuova, ci sono qualche cosa nuova che si può, sì, che si può consigliare? Guarda, Patrizia, per lo standard qualcosa, esatto, un po' di differente. Idea un po'. È un po' di differente. Allora, lo standard alberghiero a Mauritius è veramente di qualità alta, anche nei 3 stelle si va bene e ci sono veramente resort di tutti i tipi. Però la cosa che da un paio di anni un po' ha attirato anche la nostra attenzione sono questi bubble lodge, queste bolle, diciamo, che sembrano, cioè sono trasparenti, però in realtà non preoccupatevi, perché la sera quando uno va a dormire poi si offuscano, e sono proprio posizionate su quell'isola che abbiamo visto prima, l'isola dei cervi. Sono 3 bolle, queste bubble lodge, possono ospitare addirittura anche 4 persone, vedete, hanno tutto dentro, quindi anche dal bagno, hanno la camera da letto, il salotto, e sono veramente un'esperienza unica. Magari uno fa una soltanto una notte alla fine del soggiorno, anche perché è bellissimo ritrovarsi nell'isola dei cervi completamente da soli e ammirare proprio il cielo stellato, stando comodamente a letto. Di solito queste strutture le utilizziamo al nord per vedere l'aurora boreale. Quindi esatto, le abbiamo viste anche in Giordania. Ci sono un po' dappertutto, diciamo. Bravo, sì, sì, sì. Ormai abbiamo viste, le vedevamo più o meno dappertutto. Però anche qua per i viaggi di nozze, questo per i viaggi di nozze è perfetto, perché almeno così di sera ti guardi le stelle, sì, cioè, è molto romantico. È molto romantico. Senti, ma la cosa principale invece, quello che ti volevo chiedere, perché almeno così sfatiamo un mito, no? Quando tu senti tutti che dicono sono stato alle Mauritius, noi abbiamo visto che Mauritius è un'isola, perciò dovresti dire sono stato a Mauritius, no? Esatto, allora, ogni volta. Bravissimo, parlaci un po' di questo aneddoto, perché è veramente pazzesco. No, ma questa è una cosa anche un po', insomma, simpatica, perché ogni volta a me vengono i capelli non ricci, ma mi vengono i capelli lisci quando sento dire andiamo alle Mauritius, anche da persone proprio del settore del turismo, quindi posso capirlo una persona che magari non lo sa. Ma il mito lo sfatiamo, nel senso che Mauritius è un'isola sola. Certo, fa parte di un arcipelago di 3 isole principali, e le altre sono appunto le isole, si chiamano Rodriguez e Réunion, e tutte insieme l'arcipelago delle Mascarene. Per cui Mauritius è un'isola sola con altre isole. Perciò dovremmo dire andiamo alle Mascarene. Dove vai? Alle Mascarene, piuttosto. Però Mauritius o alle Mascarene. O alle Mascarene. E quindi questa sera avete imparato qualcosa. Abbiamo imparato una cosa nuova. Che poi Mascarene deriva da Pedro da Mascarenhas, che è stato il primo navigatore portoghese che in questa zona ha messo piedino nel 1500. Quindi Mascarene, Pedro da Mascarenhas. E le altre 2 isolette, che dicevo più grandi, perché poi ci sono anche alcune piccoline, ma quelle visitabili, dove si può anche soggiornare, sono
Rodriguez, che è una piccola Mauritius in miniatura, con molto meno, diciamo, costruzioni, molto meno hotel, molto una Mauritius d'antan, dei vecchi tempi. L'altra invece, che è l'isola del mio cuore, e infatti quando posso parlarne sono sempre felicissima perché pochi la conoscono, è Réunion, che seppure dista solo 200 km da Mauritius, si raggiunge in 45 minuti di volo, è un mondo completamente diverso. Perché? Perché è uno dei famosi territori d'oltremare francese, quindi non dipende da Mauritius, ma dipende dalla Francia. Quindi il presidente, diciamo, di questa isoletta che si chiama Réunion è il famoso Macron, perché proprio è un piccolo francobollo sul tropico. Quindi a Réunion si parla francese, si paga con l'euro perché è Francia, c'è il roaming per cui si può chiamare liberamente, ed è stranissima questa cosa perché, ripeto, siamo solo a 200 chilometri di distanza da Mauritius. Francesi alle mani lunghe. Esatto, sono ancora i loro vecchi ex territori. E questa è un'isola completamente diversa da Mauritius, non solo per il discorso, come dicevo appunto, della gestione, della politica e quant'altro, ma anche per quello proprio che si può fare, perché mentre Mauritius abbiamo visto facciamo più che altro mare, anche escursioni, qua Réunion è un mondo completamente diverso, soltanto 30 chilometri sono balneabili, tutto il resto è roccia nera, falesia che si butta contro, frange contro il mare, quindi non è assolutamente balneabile. E quindi cosa si fa? Qui si prende a noleggio una macchina e si fanno degli itinerari, noi abbiamo itinerari 5, 6 o 7 notti, per andare a vedere l'isola, perché è veramente qualcosa di pazzesco. Si passa dalla capitale Saint-Denis, che ha ancora alcuni palazzi, che era la sede delle vecchie... adesso non mi viene il nome, della Compagnia delle Indie Orientali Francesi, quindi palazzi del 1800, per poi addentrarsi nella natura, una natura rigogliosissima, ci sono tante cascate, tantissimi corsi d'acqua, e poi ci sono i cosiddetti famosi cirque. Anche Réunion è un'isola vulcanica, tanti anni fa c'è stata questa eruzione pazzesca che ha portato a creare la cima del vulcano più alto, che ancora oggigiorno esiste ma è dormiente, raggiunge i 3000 metri di altezza, e i cirque non sono altro che i crateri di questo vulcano ormai estinti. Lo vedete per esempio in questo, un cirque de Mafate, ci sono degli anfiteatri meravigliosi, enormi, si visitano, si guardano ovviamente dall'alto, e non sono altro appunto che le bocche dei crateri. Pensate che questi cirque fra l'altro sono protetti dall'UNESCO, ovviamente, perché sono qualcosa di unico. Guardate l'immagine, sono ovviamente fanno un po' molto selvaggi, non ci si, chi vuole proprio può anche andare facendo del trekking molto molto lungo, passare da uno all'altro, però insomma ci vogliono quasi una decina di giorni, quindi è il più bello prendere con la macchinina e vederli dall'alto. Ma poi la particolarità di Réunion è che cambia ovviamente la vegetazione da un momento all'altro, quindi si passa dagli abeti alla zona invece che completamente bruciata, dove praticamente non esiste vegetazione, perché sull'isola c'è anche un altro vulcano che invece questo è attivo e quasi ogni 6 mesi erutta, che è il Piton de Neige. Qui quindi sparisce la vegetazione e si possono fare delle bellissime passeggiate come questa per raggiungere uno dei primi crateri, che si chiama il Formicaleo. Quindi, come vedete, è un'isola molto 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 attiva, si può fare trekking, passeggiata a cavallo, parapendio, veramente di tutto. E poi molto bello vedere anche la parte del sud, ecco quello che dicevo prima, non è molto balneabile, c'è soltanto una piccola porzione dove si può fare mare, ma perché lo spieghiamo con questa immagine, vedete il mare infrange contro le coste, quindi un bel panorama, ma non da buttarsi nel mare. È molto bella, una cosa che consiglio sempre è anche fare sempre proprio un'escursione con l'elicottero, perché dall'alto si possono vedere i cirque, i vulcani, qualcosa di meraviglioso. Ecco, in questa immagine vi faccio vedere l'unica zona balneabile di Réunion, che come dicevo sono soltanto 30 chilometri. Qui è balneabile perché è protetta dalla barriera corallina, che è questa riga bianca che vedete, ci sono alcuni resort, quindi per chi vuole dopo il self drive di alcuni giorni fare 2 o 3 giorni di mare, è una cosa che assolutamente si può fare. Fra l'altro questa parte in cui ci sono gli hotel e resort dà proprio sulla costa occidentale, quindi si vedono dei tramonti meravigliosi. Quindi anche qua possiamo essere un po' romantici, non soltanto Mauritius ma anche a Réunion, se vogliamo parlare di romanticismo. E adesso a volo d'uccello, su quale altra zona di grande fascino dell'Oceano Indiano possiamo
spostarci? Non è detto, non Questo c'è un paradiso da queste parti? qui c'è un altro paradiso, però diciamo che sono tutti paradisi, ma forse questo è proprio quello che è riconosciuto come proprio il paradiso dell'Eden. Si dice che quando sono arrivati i primi navigatori in questa zona non c'era nulla, c'era solo qualche coccodrillo, qualche animaletto del genere, hanno detto dove siamo capitati con questa rigogliosa vegetazione, che è la vegetazione delle Seychelles, viene chiamato proprio, ho detto, il paradiso in terra. Qui siamo un po' più a nord rispetto all'arcipelago delle Mascarene che abbiamo visto un attimo fa, perché siamo proprio 4-5 gradi sotto l'equatore, e le Seychelles sono tantissime isole, pensate che sono 115 in totale. Qui si può dire proprio andiamo alle Seychelles perché sono tante, ma di queste 115 solo un 36 sono abitate, e poi normalmente diciamo che quelle più conosciute dove andiamo più, di solito sono tre, e poi alcune isolette coralline. Seychelles perché? Ovviamente la vegetazione la fa da padrona. È una meta comunque anche questa adattissima per i bambini, perché comunque non ci sono, il fuso orario sono soltanto 2 ore rispetto all'Italia, quindi anche comoda, non ci sono vaccinazioni da fare, a parte, vabbè, adesso il discorso delle varie tamponi o quant'altro per il discorso Covid, però non ci sono vaccinazioni, non è un posto pericoloso. E le isole ovviamente sono, la fanno da padrona perché soprattutto adesso diciamo però sono proprio un posto in cui non c'è proprio problema di distanziamento sociale, ecco, e sono proprio ancora intatte come erano una volta. Però diciamo che a questo punto, visto che sono, quante hai detto, 150 isole, 115, 115 115. isole, 100, io ne ho viste solo 3 e mi sono Sì. bastate, vorrei andare a vedere le altre 112 a questo punto, però diciamo che se tu dovessi consigliare qualcuno che deve andare per la prima volta a fare un viaggio di nozze, o anche solo un viaggio di piacere alle Seychelles, dove lo manderesti? Cioè, quali sono le isole che più poi a livello turistico si sono sviluppate? Ma guarda, allora, innanzitutto c'è Mahé, che è l'isola principale, l'isola dove si atterra anche insomma, con i voli intercontinentali, quindi per forza bisogna arrivare a Mahé, che è questa che vedete sulla sinistra, l'isola un po' più grande. Fate conto che, per darvi un'idea, parliamo 2 volte dell'isola d'Elba, come immagino, come grandezza, quindi di per sé è abbastanza piccolina. È l'isola principale, con la capitale Victoria. Purtroppo, devo dire, gli italiani non l'amano moltissimo. In realtà ha più di 60 spiagge, quindi è un'isola che non deve essere vista come un posto stanziale, cioè dove tu stai nel tuo albergo, spiaggia, è finito. In realtà qui proprio bisogna andarla ad esplorare, proprio per vedere tantissime, tantissime spiagge. A me era piaciuta molto, per esempio. Ma piace a chi va un punto, vuole un po' esplorare. Chi invece preferisce starsene bello tranquillo, rilassato, sicuramente sceglierà la seconda isola per grandezza, che è Praleen, con la famosissima Côte d'Or, dove ci sono dei bei resort proprio affacciati sulle spiagge, e lì tranquillamente si passa la vacanza con facilità. E poi ancora la mia preferita, se devo dire proprio la verità, è la Digue, che qui sembra grande in questa cartina, in realtà è molto piccola, è un 14 km di lunghezza per 7 di larghezza, quindi immaginate, veramente uno sputino, ma è l'isola che ancora proprio in cui si vive proprio l'essenza creola delle Seychelles. Praticamente circolano pochissime macchine, ci si muove con la bicicletta, quindi è un'isola in cui vale la pena di fermarsi qualche giorno. Quindi, E poi è la tornando, famosa isola dove? dove vedremo dopo dove Questo. cosa è successo su quell'isola. Ecco, quindi giusto qui alcune immagini, insomma, per lustrarci un po' gli occhi. Ad esempio, dicevo appunto prima, ma è che ci sono quasi 60 spiagge. La più grande che trovate è Beauvallon, uno spiaggione immenso. Per camminare da una parte all'altra si cammina quasi un'oretta, quindi chi ama proprio passeggiare sulla spiaggia è adattissima. Oppure, scendendo un po' nel sud di Mahé, si trova Bay Lazar, che è un'altra bella spiaggia. Ancora Anse Takamaka, c'è, cioè, veramente spiagge di tutti i tipi, più grandi e più piccole. Invece sull'isola di Praleen, che dicevo che è l'isola più amata dagli italiani, sicuramente Anse Georgette, è una meraviglia, anche perché poi è difficile arrivarci, perché o ci si arriva via mare oppure ci si arriva soltanto tramite un resort.
E poi l'isola degli innamorati, scusate, l'isola, la spiaggia degli innamorati, Anselazio, che è sulla quale spesso si possono anche organizzare dei picnic, quindi delle cose, dei momenti un po' particolari, non solo per viaggi di nozze, anche per chi vuole festeggiare semplicemente l'amore. Ecco. E poi, ecco, qui parlavamo con Filippo, dicevamo che la diga è famosa perché qui è successo qualcosa di particolare. Anni fa, se vi ricordate, c'era una pubblicità delle creme solari con una bellissima ragazza, o meglio forse si vedeva solo il fondo schiena, adesso non mi ricordo bene di questa ragazza. Sì, confermo. Te la ricordi? Se la ricorda bene. E aveva come sfondo questa meraviglia che vedete, che è Anse sur Sargent, che è proprio la spiaggia più rinomata, più bella proprio di La Digue. E continuamente, ogni volta che ci vado, c'è sempre qualche modella, stanno girando sempre delle pubblicità o quant'altro, ecco. Fra l'altro qui, proprio su questa spiaggia, ci si può anche sposare, ecco, quindi non, insomma, se uno vuol fare un qualcosa di particolare, ecco, ma poi ne parleremo. Qualcosa di particolarmente, si può particolarmente fare. Interessante, le si possono fare. Assolutamente. E anche qui possiamo fare qualche escursione particolare, qualcosa? Ma, guarda, diciamo che le Seychelles sono più che altro escursioni di mare, ovviamente, però perché no, c'è anche qualche cosa da vedere. Innanzitutto, ad esempio, la capitale delle Seychelles, che appunto è, ricordo essere Victoria, è piccolissima, è una delle più piccole capitali al mondo, con solo 26.000 abitanti. Anche questa non ha degli edifici straordinari, ma una bella passeggiata tra queste casette colorate, per vedere anche i tempi tamil, e per vedere anche il mercato, quindi per vedere la frutta che viene coltivata, il pesce che viene pescato. Sicuramente una bella passeggiata per la capitale si può fare. Però questi, ecco, piatti qui, in questo momento, ecco, però in questo momento, ecco. Proprio una pugnalata al cuore, scusatemi. Ecco, anche diciamo che anche la cucina creola, abbiamo parlato prima di quella di Mauritius, che ha questi tre influssi, la cucina invece del Seychelles è un po' più creola, un po' meno speziata, devo dire. Fanno un ampissimo uso del pesce, giustamente, però per chi vuole si può mangiare anche la carne, e poi utilizzano, non so, per esempio, molto buona l'insalata di palmiste, del cuore di palma, hanno uso tanto anche del curry, insomma, anche alla cucina creola, soprattutto se sorvogliamo, se no ci andiamo avanti, andiamo in cose, ecco, un pochettino meno, un po' più frivole. Bravissima. Ecco, diciamo che sicuramente tante sono le escursioni che si fanno via mare, soprattutto da Praleng si possono fare tante gite proprio in catamarano di una giornata, si possono fare anche delle mini crociere di 2-3 notti volendo, e con le escursioni in barca si raggiungono non tutte ovviamente, ma tante isolette che stanno attorno a queste tre principali. Ad esempio, molto bella da andare a visitare Curieuse Island, anche perché qui si conserva proprio una specie rarissima, ma è protetta ovviamente. Sono le famose tartarughe di Aldabra. Aldabra è un altro isolotto che si trova proprio alle Seychelles. Anche questo è patrimonio dell'UNESCO, proprio perché qui ci sono proprio le tartarughe, quelle più longeve, e anche una parte di queste tartarughe, circa 250, si possono osservare anche proprio sull'isola. La tartaruga. Quella vera, quella grande, vera, che vive, cioè, anche per tanti anni. Questa. Sì, poi ci sono anche le careta, quelle che, insomma, certo, sono nel mare, però le tartarughe proprio quelle, diciamo, vere, quelle belle. La tartaruga di terra, pensiamo a questa. La tartaruga di terra sono queste. Per vedere una cosa simile dovresti andare alle Galapagos, tu pensa. Però attenzione, Filippo, ti dico una cosa, pensa che il numero di tartarughe che ci sono ad Aldabra è di gran lunga superiore, sicuro, a quello delle Galapagos. No, ma infatti, sì, dicevo, per vedere una cosa simile dovresti andare fino alle Galapagos, qui ce l'hai a 6 ore di, cioè, no, con 2 ore di fuso orario, esatto, hai un bel mare, puoi fare tante cose, vedi, che voglio dire, metti tutto insieme. E fai conto che poi qui ovviamente su Curieuse Island ce ne sono quasi 250, ma sì, in tutte le altre isole almeno 3-4 esemplari si possono vedere, quindi da, no, guarda, io mi ricordo che l'immagine dopo forse, ecco, la fa da padrona. Mi ricordo che ero appena sbarcato, sono andato in hotel, mi sono tolto
tolto gli abiti, mi sono messo il costume, sono andato in mare, ho fatto snorkeling con la maschera e tartarughe. Ne hai visto anche, ne hai visto, ecco, no. Assolutamente. Ecco, poi ci sono ovviamente degli spot, dei luoghi in cui è molto meglio fare snorkeling piuttosto che in altri, però snorkeling e immersioni ovviamente si possono fare a go-go. Ecco, fra l'altro ricordo una cosa, chi è amante proprio dello snorkeling deve andare in questo periodo adesso, da novembre in poi, perché l'acqua è più tranquilla, quindi più trasparente, quindi con più visibilità. Anche se si può fare tutto l'anno, però proprio i veri amanti dovrebbero scegliere periodo da novembre ad aprile. Visto che ci hanno aperto le corridoie, via. Possiamo andare a vederle. Allora, sempre per fare una liaison con quello che dicevi prima della spiaggia di La Digue, famosissima, che rappresentava un fondoschiena, passatemi il termine, no? E per fare una liaison, c'è qualcosa di particolare, no? Veramente che lo ricorda. Molto, molto. Vero che lo ricorda. Che esatto. Vero, raccontaci un po'. Sì, devo dire che sei scelvato, visto da questo punto di vista sono un po' sconci, insomma, no, a parte gli scherzi, no. Nelle isole Seychelles, soprattutto sull'isola di Praleng, cresce proprio questa palma che si chiama Coco de Mer, che si trova in questa riserva Vallée des Mets, che si può, anche questa ovviamente Vallée des Mets è protetta dall'UNESCO. Questa palma, che è molto molto alta, cos'ha la particolarità? Che è la palma che produce il seme più grande in tutto il mondo, un seme che pesa anche quasi 20 kg. Qui lo vedete, questo ragazzo ce l'ha in mano, non si vede molto bene, ma la forma di questo seme assomiglia un po' a un fondoschiena, se vogliamo dire. Dillo tu, brava, vedi? A un fondoschiena. Fra l'altro è diventato proprio il simbolo delle Seychelles, tant'è che appunto in qualsiasi negozietto di artigianato trovate gli orecchini con questa forma, sulla t-shirt si trova appunto le seme del Coco de Mer, e ha questa forma particolare e però proprio è il loro simbolo. Il loro simbolo, assolutamente. Ma molti pensano che una destinazione come Seychelles sia soltanto per abbia solo strutture di un livello alto, no? E che quindi sia un po' inavvicinabile. Vogliamo provare a sfatare un po' questo mito per cui si può andare alle Seychelles anche con budget un po' più ridotti, esatto, sì. Allora, sicuramente Seychelles sono un po' più care di Mauritius, anche la vita fuori costa un po' di più. Però negli ultimi anni, diciamo, che è nata sempre di più, si sono moltiplicate le cosiddette guest house, quindi la possibilità di dormire non in hotel, ma in stanze più semplici, ma anche molto carine, come ad esempio questa che vi ho messo, che è proprio fronte mare, è bellissima, già il nome Footprints, no? Côte d'Or Footprints, fa sognare. E come vedete sono tutte casette singole, per cui non si è in un hotel con un grande palazzone, ognuno ha la sua casettina, molte di queste hanno anche l'angolo cottura per vivere proprio le Seychelles in maniera libera e potersi anche cucinare, oppure se uno la sera non vuole cucinare può andare ovviamente a mangiare nei vari ristoranti che ci sono in zona, ma si ha la possibilità insomma di avere un soggiorno un po' più economico, diciamo, rispetto a un soggiorno normale. Sono tante guest house in tutte le isole. Poi ovviamente per chi vuole invece gli agi di un hotel può scegliere tante possibilità differenti. Ad esempio vi ho messo il Carana, questo mi piace moltissimo perché anche qui sono tutte ville vista mare, e quindi è un albergo 4 stelle con tutti i fiocchi, diciamo, con tutti i servizi, molto molto particolare, anche perché alcune camere hanno anche proprio la piscina. Diciamo che su questa immagine dove ci sono due sdraio, no, sempre tutto riporta al fatto, al fascino che comunque l'ambiente ci porta, di Seychelles, la tranquillità e tutto quello che c'è, anche i profumi, discorrendo. E dicevi prima appunto che si possono fare questi picnic sulla spiaggia per chi si vuole magari sposare oppure chi vuole rinnovare i voti sì. Discorrendo. Ecco, come funziona? Perché molti ce lo chiedono, no? Sì, soprattutto Mauritius e Seychelles. È un matrimonio che poi voglio dire è valido, è non è valido, cosa devono fare? Raccontaci qualcosa. Allora, sia Mauritius che Seychelles ci si può, oltre a fare semplicemente la pura cerimonia così simbolica per il rinnovo dei voti, che si può fare benissimo, ma ci si può anche sposare legalmente. Ovviamente è un matrimonio con rito civile, non religioso, ma poi viene riconosciuto in Italia. E diciamo che anche la burocrazia è molto molto facile, cioè bisogna soltanto mandare circa 2 mesi prima della data che si è scelta per il matrimonio
bisogna mandare le copie di alcuni documenti, ma insomma, passaporto e quant'altro, e poi il corrispondente insieme insomma alle ambasciate poi fa tutto, e quindi il matrimonio poi verrà trascritto proprio in Italia, quindi è proprio riconosciuto legalmente. Ovviamente c'è una cifra che costa circa 1000 euro, mi sembra, per le pratiche legali, e poi quasi tutti gli hotel hanno proprio un angolino sulla spiaggia, un posto proprio adatto per far svolgere la cerimonia, quindi poi si fa il classico, a seconda ovviamente di quello che uno vuole spendere, il classico arco con i fiori, viene data una torta, ovviamente i camerieri si vestono e fanno gli invitati, ovviamente perché ci si può sposare anche solo in due, ma ci sono anche alcuni clienti nostri che hanno portato giù magari anche una ventina di invitati. Ma infatti mi ricordo, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi ricordo che ci sono tantissime strutture che danno dei crediti ai viaggi di nozze per poter, invece che spendere, loro ti danno come dei bonus da poter organizzare, sì, appunto la tua cerimonia, la tua assolutamente cerimonia. Addirittura alcuni, soprattutto Mauritius, proprio includono anche la cerimonia gratuita dentro al soggiorno, per cui direi sinceramente conviene sposarsi qua, perché vabbè, sì, considerando quello che ti costa tra una sposa e l'altra, esatto. E poi sicuramente le foto vengono bene, sì, assolutamente, e sono almeno un po' più originali, diciamo. Sicuramente la cosa è molto più spettacolare, mettiamola così. No? Sì, anche perché poi ci si sposa a piedi nudi, Patrizia, quindi è bellissimo, non è i tacchi che ti fanno male, no? Ti metti sicuramente il vestito bianco, ma poi dai piedi nudi nella sabbia, quindi è bellissimo, direi, il sogno di tutte le spose. Sì, sicuramente, anche perché se magari ti sposi a dicembre, vai a sposarti qua, ti sposi con le maniche corte, esatto, mentre qua dovresti avere la pelliccia. Esatto, assolutamente. Ok, quindi noi abbiamo esplorato queste bellissime isole, e ci siamo fatti un'idea di quello che possiamo di nuovo raggiungere, di nuovo, dove possiamo di nuovo andare, e quindi grazie a Laura, grazie a Filippo, che come al solito sono stati con noi. Quello che diceva Laura è che il governo ha aperto appunto gli orizzonti al turismo per un certo numero di destinazioni e a determinate condizioni, tra cui non abbastanza importante quella che l'organizzazione deve essere fatta tramite agenzie e tour operator, a cui è stato dato l'onere di controllare l'applicazione dei protocolli. Ovviamente non staremo qui a parlarne, quando poi venite in ufficio vi spiegheremo quali sono queste regole. Speriamo che il nostro governo possa aprire altre destinazioni che quindi siano di nuovo raggiungibili e che quindi ci si possa tranquillamente scegliere la propria vacanza. E siamo pronti a programmare quindi le vostre prossime vacanze, finalmente con un mondo nuovamente visitabile che si sta allargando. E vi ricordiamo i nostri, grazie di nuovo a tutti per la partecipazione, vi ricordiamo i nostri appuntamenti, quindi la settimana prossima abbiamo Dubai con l'Expo che è appena cominciato all'inizio del mese, il 28 faremo l'Israele e al momento l'altra programmazione è l'Armenia. Alle date successive stiamo ancora lavorando. Vi ricordiamo che potete contattarci tramite tutti i nostri social, quindi Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, LinkedIn, il sito, telefonarci, mandarci WhatsApp, venirci a trovare. E vi aspettiamo per vedere così. Grazie a tutti, grazie per aver partecipato, grazie a Laura, grazie a voi. Grazie sempre a voi e a tutti quelli che sono stati insieme a noi in questa mezz'ora. Che avete partecipato con noi, e speriamo di portarvi veramente prima o poi da qualche parte. Grazie ancora. Grazie, ciao Patrizia, ciao Laura, grazie a tutti. Grazie, ciao a voi, grazie a voi.